Ogni volta che si avvicina una festività, una ricorrenza o altro, di solito facciamo un regalo oppure ci facciamo un regalo, quindi ci compriamo qualcosa. E questo è il periodo migliore, tra l'altro, per noi artigiani per incrementare le vendite, ovviamente essendo un po' più creativi del solito. Progetto a basso budget, ma sicuramente d'effetto, tra l'altro anche di moda. Ora la wall art sta parecchio andando di moda, perciò è anche abbastanza ricercata. Tra l'altro, se ti fai un giro sui siti più famosi dove si vendono pure queste cose, oppure dove semplicemente si mostrano, ma anche solo fai una ricerca wall art con Google Immagini, ne trovi un'infinità di tutti i prezzi. Ed è per questo che mi è venuta questa idea. Non l'ho neanche dovuta copiare la serie prendi la foto, fai qui, perché è una frase. A me è bastato semplicemente un programma di grafica vettoriale, tranquillo, ne trovi anche di gratuiti, perciò non c'è bisogno di un programma a pagamento. Ovviamente, per essere competitivo e quindi andare veloce con il lavoro, ti ci vuole un buon taglio laser. Ad esempio, una come questa, una Nova 10 Elite di Laser Veronese. Un laser CO2 da 90 watt. Si parte con MDF da 4 mm. Una levigata al volo con la 220 prima di metterlo in macchina. A questo punto hai due opzioni: puoi utilizzare un programma di grafica vettoriale e farti tutto lì, quindi cornice più testo, oppure direttamente lavorare su un CAD CAM e appunto anche lì fare cornice più testo. La cornice praticamente l'ho fatta facendo l'offset di uno dei due rettangoli per 10 mm e ho centrato perfettamente dentro la scritta verticale Do What You Love. Pronto il file, io ti consiglio di esportarlo come SVG, cura meglio le curve rispetto a un DXF. Successivamente ho dovuto importare su RDWorks il file formato SVG, ruotare di 90 gradi, impostare i parametri di taglio in base al materiale e allo spessore e dare l'avvio. Porto il pannello in macchina, lo appoggio sul piano, sistemato il materiale, impostata la Z, impostati i parametri su RDWorks, posso far partire la Nova 10 Elite di Laser Veronese. Ricorda che durante il funzionamento la macchina va sorvegliata, perché si tratta comunque di un taglio laser. Allora, qui devo essere delicato perché devo conservare tutto quanto, nulla va buttato. La cornice, il negativo. A questo punto, artigiano, tutto quanto va verniciato. Nel mio caso ho utilizzato bomboletta di nero opaco sia sul negativo che sulle singole lettere e ovviamente anche la cornice fragilissima, fai attenzione. Per comporre il pannello ho utilizzato delle perline, perché? Perché ne avevo una e mezza circa di avanzo, quindi una perlina da 5 metri più fai altri 3 metri e mezzo,
Ok, quindi sapevo che mi uscivano diversi pannelli. Cosa bisogna fare in questo caso? Non le puoi solo accoppiare e mettere le due tavolette dietro, incollali direttamente. Tanto hanno già il maschio femmina. Metti un po' di colla sul maschio, unisci, morsetti, aspetti 3-4 ore, ok? Nel frattempo ti vernici le lettere, fai asciugare. Vogliono tre mani per uscire, diciamo, bene le lettere, ok? Se vai a bomboletta. Altrimenti vedi te. Il pannello appena ottenuto con le perline va comunque rinforzato un po', te lo consiglio. Io in questo caso ho messo due traversini di multistrato betulla da 15 mm, sempre roba che avevo qui in giro. Il pannello stesso l'ho verniciato con trasparente opaco bomboletta. Ha voluto due mani. Dovendone fare ovviamente più di uno, io non ti consiglio assolutamente la bomboletta. Ti consiglio di andare direttamente con l'aerografo e poi utilizzo il prodotto che vuoi, un prodotto all'acqua, un prodotto sintetico, un poliuretanico, quello che vuoi. Una volta asciutta la vernice anche del pannello, ma soprattutto delle lettere, ho posizionato il pannello sul banco. A questo punto sul pannello ho poggiato il negativo e la cornicetta, li ho posizionati in modo da essere perfettamente centrati rispetto alle dimensioni del pannello, perché ho voluto lasciare un centimetro per lato, mentre molto meno sopra e sotto. Grazie proprio al negativo sono riuscito a fissare perfettamente allineate le lettere. Per far aderire tutto quanto ho utilizzato Polymax di Bostik. Forse, anzi, avrei fatto bene a utilizzare il trasparente piuttosto che il bianco, perché il trasparente, qualora dovesse sbordare, lo dice la parola stessa, è trasparente, di conseguenza non si vede. Il bianco invece tende a notarsi, soprattutto sul nero. Perciò il mio consiglio è utilizza Polymax trasparente di Bostik. E questo è il risultato, artigiano. Ora tu ti starei chiedendo, sì, ma adesso dove lo metti? Beh, questo qui lo puoi poggiare, ad esempio, su un mobile, a un ingresso, in una sala, sopra un mobile, poggiato, che ne so, su una maglia. Ovviamente lo devi, come si dice, lo devi contestualizzare. Non è che ce lo butti così alla rinfusa. Lo puoi appendere a parete, basta mettere un'attaccaglia qua dietro, capito? Tac, lo appendi a parete e fa la sua figura. A seconda dell'ambiente è anche carino visto a terra, ovviamente appoggiato alla parete. Che ne so, a fianco a una pianta, ai piedi della libreria, oppure attaccato al muro, a fianco alla libreria. L'importante è che lo tieni lontano dalla televisione. Ora scommetto che vorrei sapere a quanto lo vendo. Beh, 97 euro, escluse le spese di spedizione. Tra l'altro, fare questo genere di cose, quindi pannelli wall art con scritte o anche disegni, perché no? È un ottimo modo per far fuori tutto quel cortame che ogni volta si accumula all'interno dei nostri laboratori. Mi sono fatto un conto che più o meno in un sabato mattina, quindi in 5, massimo 6 ore, dovrei riuscire a farne dai 12 ai 15. E questo, artigiano, è un altro motivo per cui tu ora devi andare qui sotto in descrizione e cercarti il link di Laser Veronese. Ti lascio direttamente il link per andare a vedere le caratteristiche di questo laser qui, ovvero il Nova 10 Elite. Una macchina che mi sta dando veramente tante soddisfazioni. Per dirtene una ancora, non ti ho mostrato questa lavorazione qui sul canale, ci sto facendo anche i cassetti col laser. Mi raccomando, artigiano, se decidi di contattare Laser Veronese, digli che ti mando io. Loro sanno già tutto. Con questo è veramente tutto, artigiano, noi ci sentiamo in un prossimo video. Mi raccomando, prima di andare via, iscriviti se ancora non l'hai fatto, fammi sapere se il video ti è piaciuto, attiva la campanellina e do what you love, ricordatelo. Ciao, artigiano!